Monsignor Olivero, ospite a Piacenza, sul tema della speranza verso la festa di Sant'Antonino. Lei ha dedicato una lettera pastorale alla speranza. Cosa intende per speranza? La speranza sicuramente è qualcosa che ci è profondamente dentro, cioè tutti noi siamo degli assetati di speranza, perché siamo esseri che desiderano, che aspettano, che si augurano qualcosa di buono, di bello per il futuro, che riescono ad andare avanti verso il futuro perché in qualche modo riescono a crederci. Ma di fronte a tutto questo noi ci sentiamo piccoli e impotenti, e dunque la speranza è la possibilità di avere una parola che è più forte delle nostre, o una motivazione che è più forte delle nostre, un dono, una forza che ci permette di aprire l'orizzonte che spesso ci sembra chiuso. Quindi la speranza la vedo molto collegata alla fede. La speranza cristiana sicuramente è molto legata alla fede, perché è legata a un tale che ha aperto l'orizzonte e continua a dirci: guarda che la strada è percorribile e non va verso il niente, va verso il pieno, va verso un compimento. Ecco, la speranza anche di giungere a una meta, a una vetta come in Monviso, su cui lei è salito 27 volte. Come mai? Perché? Eh sì, effettivamente il Monviso per noi che abitiamo in Piemonte è una montagna cara, è una delle montagne più visibili, Viso vuol dire visibile, e quindi è una montagna che da piccolo inizia a guardare e sognare di arrivare in cima, e che tante volte durante il giorno, nell'anno, guardi e ti suggerisce l'altezza, la cima, una meta insomma, e quindi questo credo è il motivo per cui molti piemontesi amano andare sul Monviso. Io ci sono andato 27 volte perché ho scoperto che la speranza è la capacità di aiutare altri a sperare, e allora io sono andato perché portavo gruppi, sono andato alcune volte per i fatti miei su alcune vie un po' più difficili, ma la maggior parte facendo la strada normale e portando gruppi anche di 15-18 persone, ed è una meraviglia quando arrivi sulla cima vedere persone addirittura che piangono, abbracciano la croce e ti dicono: ah, mi hai aiutato a raggiungere il sogno della mia vita. E sperare è anche la capacità di contagiare altri nella speranza. Ecco, molti italiani l'hanno conosciuta, lei ha avuto attraversato l'esperienza del Covid, dopo 4 anni, come vede questi fatti, questa esperienza che ha vissuto? Per me è stata un'esperienza pesante, ma sicuramente mi ha aiutato molto, perché mi ha fatto stare alcuni giorni così a contatto con la morte. Potevo morire, ne avevo la piena consapevolezza, e anche i medici, e sicuramente è stato un pugno in pancia, ma anche una apertura, una breccia, perché stare a contatto con la morte ti obbliga a dirti: ma quanto ci credi tu alla speranza? Quanto ci credi in Dio? Quanto ci credi a una vita oltre la morte? E questo sicuramente per me è stato importante, perché mi ha fatto tornare un po' più credente.